Qualche settimana fa c'è stata una notizia nelle prime pagine di tutti i giornali sensazionale, hanno scoperto le onde gravitazionali. Einstein aveva letto 100 anni fa, adesso c'è stata la conferma proprio scientifica. Ecco lo tsunami della gravità, per esempio. Einstein vince 100 anni dopo. Vi leggo cosa si dice a proposito. L'affascinante paradosso dell'universo è che è tenuto insieme, anzi dominato dalla forza più debole che ci sia, la gravità. E questa gravità si esprime, hanno scoperto, ma l'aveva già detto Einstein, hanno scoperto attraverso le onde. Vi leggo un altro brano: un'onda dello spazio-tempo impiegando ad esempio poco più di 8 minuti per raggiungere il nostro pianeta partendo dal Sole. Ecco qua, cioè, in questi giorni abbiamo appreso che la forza di gravità viaggia come un'onda nello spazio-tempo impiegando, eccetera, eccetera. Quindi la gravità è la grande forza che tiene insieme l'universo. Ma questa gravità si esprime attraverso onde, si manifesta, opera attraverso onde. La cosa meravigliosa è che, come sempre, la Bibbia l'aveva già letto 3500 anni fa, come ho dimostrato in altri video, no? La famosa formula energia uguale a massa per velocità della luce al quadrato. Ci sono altri video, andateli a vedere, in cui si dimostra che il primo atto creativo è energia, poi arriva la luce e poi arrivano le forme, esattamente come aveva previsto Einstein. Questa volta ancora Einstein era un ebreo, poi passato al cristianesimo, poi in realtà agnostico, eccetera. Ma comunque ancora aveva previsto queste onde gravitazionali, ancora una volta la Bibbia l'aveva letto, perché nel testo originale non c'è scritto nei primi versetti lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque come se danzasse come una ballerina classica. Lo Spirito di Dio è Dio. E in questi primi versetti, ve lo dico nella nuova traduzione dei testi originali, col metodo per strutture di parole, non col vecchio metodo che da 2000 anni porta avanti a volte errori incredibili di traduzione, ma col nuovo metodo la traduzione è questa: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era invisibile, vuota, avvolta nel buio e senza vita. Lo Spirito di Dio produceva forti vibrazioni o onde in presenza dell'acqua. Eccolo qua. Queste onde sono all'origine della creazione dell'universo, proprio come oggi dicono i giornali, proprio come dicono gli scienziati, proprio come Einstein aveva previsto e oggi è stato dimostrato. La Bibbia l'aveva detto 3500 anni fa, che queste onde, prodotte direttamente da Dio, nello Spirito Santo, queste onde sono alla base di tutta la creazione, di tutto l'universo, di tutto ciò che avviene e vive. La Bibbia è davvero meravigliosa. È inutile, si cerca di parlare contro questa Bibbia, ma i fatti dimostrano che è opera di Dio. Nessuno poteva immaginare che le onde, 3500 anni fa, che le onde erano alla base di tutto. Ma Dio aveva ispirato, Dio ha ispirato gli scrittori della Bibbia, per cui la verità è assoluta nella Bibbia. Si potrà a volte dover aspettare, come è stato dimostrato in altri video per il DNA, no? Abbiamo dovuto aspettare il 1953 quando Watson e Crick hanno scoperto la struttura del DNA, ma la Bibbia l'aveva già letto, Dio ha preso la metà dell'uomo e fece la donna, con la metà che aveva dall'uomo, esattamente come è stato dimostrato poi scoprendo il DNA. Quindi la Bibbia ha previsto tutto e non può essere opera d'uomo, non può essere opera d'uomo, è opera di Dio e la Bibbia è meravigliosa. Alla prossima.